fare. Allora, caro Marcello, ti ringrazio per il nostro ultimo incontro nello scorso autunno alla Fiera di Bologna. Ho sentito che eravamo davvero in sintonia e così ho pensato di inviarvi qualche riga da qui, dalla mia casa di Bergen, sulla costa occidentale della Norvegia, in una piovosa giornata di luglio. Proprio così, come già ti raccontavo, qui nei nostri angoli remoti c'è un umido clima atlantico. Abbiamo la fortuna di poter godere di inverni miti grazie alla corrente del Golfo, ma in compenso le estati sono piovose. Ma ti garantisco che ci sono anche delle belle giornate quando il sole scende davvero. Allora ogni abitante di Bergen scopre un sorriso che va da un orecchio all'altro e dimentica tutte le giornate di pioggia. Qui in città non siamo malinconici come solitamente i popoli dei paesi scandinavi vengono considerati dai sanguigni popoli Abbiamo una sorta di temperamento continentale sul quale è influito la nostra vivace città commerciale e marinara che per secoli è stata a contatto con genti di altre nazioni, Germania, Paesi Bassi, Scozia e altri paesi nordici, e forse di tanto in tanto anche con qualche spagnolo e portoghese. Naturalmente abbiamo anche italiani qui e buoni ristoranti italiani, semmai una volta ti venisse voglia di venire. Caro Gunnar, non verrete nei ristoranti comunque. Ricordo che quando ci siamo incontrati a Francoforte abbiamo parlato un po' dei rapporti tra Italia e Norvegia, anche se io forse ho un rapporto più stretto con l'Italia dell'antichità classica rispetto a molti miei connazionali dal momento che appartengo all'ultima generazione che ha potuto avvalersi del latinarium, come si chiamava, ovvero lo studio del latino come lingua principale mentre frequentavo il liceo. Prima di cominciare i miei studi all'Università di Bergen. Studiavamo poi l'inglese, il francese e il tedesco, oltre naturalmente alle due forme del norvegese, il Bokmål e il Nynorsk. Così i norvegesi della mia generazione se la cavano con un po' di lingue. Purtroppo non ho mai imparato l'italiano, ma con la mia conoscenza del latino sono in grado di capire comunque parecchio quando vengo in visita in Italia. Per noi norvegesi l'Italia è avvolta da un'aura romantica e sole e calore ci evoca pasta, vino rosso e limoncelli. Poi mi vengono in mente anche Cesare e Leva Regali, che i nostri colleghi dell'età classica come Ovidio, Orazio e Catino. Sebbene la Norvegia sia diventata un paese ricco grazie al petrolio, questo non ha necessariamente avuto conseguenze per gli scrittori. Noi scrittori dipendiamo ancora soltanto dalla nostra arte. E anche se i norvegesi leggono molto e acquistano libri, siamo una nazione piccola, a malapena 6 milioni di abitanti. Perciò non sono molti tra noi quelli che possono definirsi scrittori di bestseller. Anche se io, con mia grande gioia, posso dire di trovarmi tra i fortunati. La maggior parte degli scrittori norvegesi non guadagna a sufficienza per poter vivere dei proventi della propria arte. Molti hanno un altro lavoro. Anch'io sono stato segretario delle pubbliche relazioni del Teatro Nazionale di Bergen fino a 40 anni e scrivevo i miei libri la sera, nei giorni festivi, durante le vacanze. Solo allora ho raggiunto un numero di vendite tale da poter vivere la mia attività di scrittore e da lì in avanti, in generale, me la sono passata bene. Altri riescono a integrare i proventi dell'attività di scrittore con uno stipendio pubblico per poter sopravvivere e molti hanno fatto, solitamente un matrimonio assennato. Molti scrittori norvegesi famosi e stimati, per esempio, sono sposati con medici, professori o altri professionisti ben pagati che possono mantenere mentre loro se ne stanno a casa a scrivere, a guardare i bambini e si spera ogni tanto a preparare la cena. Ma pochissimi di noi diventano scrittori per arricchirci. Scriviamo o perché abbiamo qualcosa di importante da trasmettere ai nostri lettori o perché scrivere è la cosa che ci rende più felici. Io stesso devo ammettere di appartenere forse a quest'ultimo gruppo, ma bisogna anche dire che negli ultimi 40-50 anni il giallo nordico è stato un tipo di letteratura anche orientato politicamente, spesso autore di uno sguardo critico sia nei confronti della società che dell'epoca in cui viviamo. Visto così, esso è stato per molti versi un supplemento, forse addirittura un concorrente
seria, bianca, come la si vuole chiamare. Come ben sai, la Norvegia ha vissuto una tragedia nazionale il 22 luglio 2011, quando un giovane estremista di destra ha fatto esplodere una bomba contro il governo nel centro di Oslo e poi si diretto a Utøya, dove ha massacrato 67 giovani. Nei giorni successivi, molti tra noi scrittori norvegesi, nonché anche al di fuori dei nostri confini, siamo stati contattati da giornalisti di altri paesi. Io stesso ho ricevuto chiamate dalla Danimarca, dalla Francia e dall'Italia, che volevano intervistarci per chiederci se era possibile continuare a scrivere romanzi polizieschi in Norvegia dopo un evento del genere. Qualcuno si è persino chiesto se l'interesse nordico per la letteratura poliziesca abbia potuto contribuire a creare le basi per una tale azione estrema. A quest'ultima domanda devo rispondere decisamente di no. Quasi tutti i giornalisti nordici si collocano politicamente più o meno al centro o verso sinistra, e anche se da fuori forse possiamo sembrare molti, in realtà noi giornalisti rappresentiamo soltanto una piccola parte del numero totale degli scrittori nordici. Alla prima domanda, invece, devo rispondere sì, assolutamente. Dobbiamo continuare a scrivere romanzi polizieschi, se non altro per spiegare come cose del genere possono accadere nel nostro paese, altrimenti così pacifico. Perché spesso è proprio mediante la letteratura che si può penetrare dietro la facciata delle cose, o scavare in profondità per vedere che cosa si trova, e poi ritornare in superficie per raccontare ai contemporanei o ai vostri ciò che si è scoperto. Anche un evento orribile come il massacro di Utøya non può fermare il nostro lavoro. Ogni società necessita di voci che possano o osino essere critiche nei confronti delle verità costituite. E questo è un compito importante per tutti gli scrittori, sia che scrivano polizieschi o altri generi di letteratura. Il mio investigatore privato, Varg Veum, ha il suo studio in un edificio che dà sul famoso mercato di Tashkent. Quando scrissi il mio primo libro su di lui nel 1976-77, non avrei mai creduto che sarei riuscito a vedere in vita qualcuno che scopriva una scultura che lo riproduceva nel centro di Berlino. E invece, eccolo lì, Varg Veum, appoggiato al muro sul marciapiede, davanti all'edificio che mi romanzo lo scrive al suo studio. Ed è lì dal 15 ottobre del 2008. Il 15 ottobre, infatti, è il suo compleanno. E noi lo festeggiamo ogni anno in un bar al secondo piano dello stesso edificio. In questo bar poi addirittura acquistare drink che portano il nome dei diversi romanzi a cui dedicati, tutti a base di Brennevin, acqua, vite, come chiamiamo in norvegese l'acqua vite. In autunno verrà lanciata anche la nuova acqua vite dal nome Varg Veum acqua vite. Quando verrai a bere in Marcello, ti ci porterò, e allora alzeremo i nostri bicchieri per brindare con l'acqua vite alla nostra bella e duratura.